Oggi faccio le ghiere alle mie cose. Non mi è stato richiesto, però lo voglio fare io perché ne ho un sacco, come vedete. E quindi iniziamo. Questa è la mia preferita in assoluto. L'ho presa a Milano Gabesca a 5,99, sì. E è carina. Vabbè, i dettagli sono belli. Poi c'è questa, che mi piace, è carina anche lei, me l'hanno regalata, quindi non so quanto costa. È molle, molle però non è tutta da squisciosa, non è squisciosa. Questa me la faccio una mia amica, che saluto pure. E è bella, non la metto spesso perché ho paura di spaccarla, però è bella. Questa è la mia seconda preferita, che è con le principesse Biancaneve e niente. Questa cover è Hope Love Life. Mi piace, la metto un poco perché cioè, ne ho un sacco, quindi ne uso, come ho detto prima, le uso ogni 2 giorni, la cambio, quindi non è che la metto tanto. Però anche lei mi piace, vedete. Come si chiama? Squisciosa, però non troppo. Queste tre sono tutte e tre uguali. Non le metto, queste le metto praticamente poco perché ho paura che i brillantini si staccano. Vedete, queste sono già staccati. Quindi ho paura che si spaccano. Però magari per il 6 ne uso uno. Devo ancora decidere quale cover mettere il 6. Vabbè, queste tre sono semplici anche loro, con i brillantini. Però non le metto poco perché c'hanno i brillantini che si staccano. Questa è di Parigi, Mon Amour. È bella! Questa è fantastica, è stupenda. Questa anche lei è squishy. Però non troppo perché quelle squishose non ce le ho ancora. Quelle enormi non ce le ho, devo ancora andare a prendere. Questa è bella. Questa è del Cover Store Italia. Questa è dura. È Please Love Music. Pace, amore e musica. Quello che ha parlato è il mio cameraman. Questa mi piace. Non la uso spesso, però mi piace perché non si stacca mai dal telefono, rimane lì. La faccina con i brillantini è semplice anche lei, cioè non è tanto squishy perché magari l'ha fatta mi sa una mia amica, mi sa. Questa è bella. Un'altra dal Cover Store Italia. Questa è bella, è tutto spaziosa. Qua è liscia, qua no. Vedete il Cover Store. Mettila. Ehi, non prendere me. Cover Store. Questa l'ho fatta quando sono andata a fare una gara e mi piace tanto, l'ho fatta, mi piace da morire. Adesso devo farne con un'altra mia amica, se riesco appena posso. Questa è della Apple, sempre regalata da questa amica Giù. È sempre della Apple. È bella anche lei, squishy ma non troppo, perché è un materiale un po' diverso, sembra squisciosa ma allo stesso tempo è dura, quindi potrebbe salvare pure il telefono da un momento all'altro, chi cade per fare flash questa la salva. Questa l'ho presa su Amazon, ne vendevano 3 in uno. Manca una, quella con tutta Parigi, boh. Ah, ecco. Queste tre vendevano insieme su Amazon e costavano sui 9 euro, 12 euro, però sono tre cover. Queste due mi piacciono, questa non tanto perché vedete non ha manco le zampe sto coso. E io le ho prese perché mi piacciono queste due e queste due erano belle.
sembra una tavoletta di cioccolato, però non lo è, perché è mezza viola sul fucsia, che va dal fucsia al bianco e va al rosa chiaro. Sì. E questa mi piace, la metto un po' più spesso, però la metto. Questa è la mia prima cover che ho preso qua, dove vivo io, a Cover Italy. E questa mi piace, è anche ruvida, senti che è pure dura, ruvida, e mi piace. Questa è come quell'altra che vi ho fatto vedere, la prima che vi ho fatto vedere, o la seconda. Anche questa la metto spesso, però si sta rovinando, quindi non è che la metto tanto, tanto. Questa è della Puro, con le stelle marine, questa mi sa che me la porto al mare. Però non lo so ancora perché devo decidere ancora. Quindi, boh, devo vedere. Questa è bella perché è estiva, Quindi. Questa con le faccine è bella. Si chiude pure i buchi per le cuffie e per il cavo. Per il caricatore è bella, è fatta bene, guarda, c'è pure lo specchio. Però è bella, fatta bene, bella. Poi c'ho questa che è proprio squishy squishy. Questa la metto un po' poco perché è troppo liscia, quindi ho paura che mi scivoli via il telefono. Questa è semplicemente nera perché voglio far vedere il mio iPhone nero. Comunque, se non l'ho detto prima, queste cover sono per l'iPhone 6 e 6S. Questa con scritto Love non la metto tantissimo, però boh, dà un fascino al telefono, qualcosa del genere. È rimasto pure il mio cane. Aspettate un attimo, lo levo da qua, togli. Hai visto? Questa me l'ha regalata il cameraman che c'è qua dietro, che si chiama Luca, ed è fantastica sta pochette, mi piace un botto. Questa sono sicura di portarla al mare. Sì, vabbè, questo c'è dentro una pochette, quindi che ma grande pure lei, c'è una pochette. Questa è di Parigi. Me l'ha regalata sempre la mia amica giù di Palermo, che si chiama Rosy, però niente. Tanto so che non è tega nessuno, vabbè. Questa con le farfalle. Poi ne ho un'altra, però le ho regalate a mia mamma, perché io non è che le metto enormemente. Poi oggi sono andata per acquisti a Milano, no? Da H&M, questa cover, col gatto. Con questa cover col gatto, con le orecchie e col cuoricino. Poi non sono una delle cose stravaganti, prima o poi mi arriveranno. Poi questa che ho preso sempre a Milano venerdì scorso e con lo spazio sempre come quell'altra, però un po' diversa perché c'è l'infinito ed è il Flinkest Loy del Cover Store. Poi dall'Inkestore, perché io sono una fanatica dell'Inker e di Zanetti. No, non volevo aprirla, volevo metterla. Mi sembra un patrone. Sono fanatica dell'Inter e quindi ho fatto personalizzare questa cover che a me piace un botto con il logo di Zanetti ed è il mio capitano preferito e punto. Poi ho sto bumper preso dai cinesi perché volevo provarlo, ma non si attacca facilmente, quindi mi si apre sempre tutte le volte che lo metto, però
Sai che ho sentito un comp? È il mio cane. Vedete, si attacca, ma si stacca. Quindi non si è attaccato bene. Però mi piaceva oro, quindi per farlo. Mi piaceva. Se vi è piaciuto questo video, mettete un mi piace e spero che vi sia piaciuto. Ciao.